parte di un pensiero, di una filosofia e di un lavoro. Helmut mi ha chiesto di poter presentare questo prodotto, in quanto noi eravamo entrati ancora diversi anni fa, adesso non mi ricordo di preciso quanto, qui al Merano, come vino estremo, come azienda estrema, e eravamo entrati anche a suo tempo con il Crystal Award, che era quel premio allora, che oggi so che non c'è più, che veniva dato quando le due commissioni, la commissione di sommelier e la commissione, diciamo, di architetto designer, promuoveva al massimo il packaging, il design, l'etichetta del vino, e pertanto era scattato proprio per l'Harlequin. Adesso non ricordo se era 2099 o 2000 o 2001, non mi ricordo, ma era stato premiato proprio con il massimo dei punteggi da entrambe le commissioni, quindi Wine and Design al top. E dopodiché abbiamo sempre proseguito con loro questo cammino. E allora l'anno prossimo celebriamo i 20 anni dell'Harlequin, quindi da quello che poteva essere uno scherzo faccio un passo indietro. Io lavoro da 32 anni, 33 anni nel mondo del vino. Ho avuto la fortuna di conoscere a suo tempo quello che è stato un po' il maestro della Valpolicella degli ultimi 50 anni, che adesso è mancato da un po' di anni, Giuseppe Quintarelli, nonché il nonno delle mie figlie, e con lui praticamente ho avuto il modo di fare quell'esperienza di base dove nessuna tecnologia, nessuna biotecnologia faceva parte del processo produttivo, ma ha dato la possibilità di toccare con mano, diciamo, a seconda della qualità che ti portava in cantina e l'esperienza che ti portavi sulle spalle, che cosa si può fare. Poi la vita mi ha staccato dal medesimo e ho abbracciato il mondo della consulenza, paradossalmente, e in questo ambito, che poi è durata per ben 17 anni, parte nello stesso tempo e parte dopo, ho potuto di fatto sperimentare tutte quelle che erano le tecnologie, le biotecnologie presenti sul mercato, tanto da arrivarne anche poi a concepire un brevetto che tuttora, nel 2000, che tuttora è sul mercato, e si tratta di un fermentino, qui un maceratore, via dicendo, che ancora oggi è al top, diciamo, della tecnologia. È una macchina molto delicata, ma che nello stesso tempo abbraccia tutta quella che può essere l'esperienza manuale che la storia invece lasciava dietro, in poche parole. L'anno prossimo sono 20 anni dell'Harlequin, dicevo, lo celebro anche alla faccia di quelli che quando sono partito questo progetto dicevano che era una follia, che era una pazzia e così via. Qui porto un aneddoto. All'epoca io sono molto amico di Romano Dal Forno, e era stato mio testimone di matrimonio a suo tempo e via dicendo, per cui pensate quanto andiamo indietro. Il papà veniva nelle corti, aveva la macchina che si chiamava Sega Sciapa, e veniva nelle corti a tagliare la legna in stelle, diciamo, per la stufa e via dicendo, per cui provenendo dallo stesso paese, in fondo ci si conosce quasi da bambini. E quando io ho messo fuori la prima bottiglia, che era il 99, che lo assaggeremo questa sera anche, quest'oggi, le persone naturalmente del cerchio arrivavano dal forno. Io all'epoca l'ho messo fuori a 300.000 lire la bottiglia, quindi era un prezzo veramente importante, parliamo nel 2001-2002. Perché l'avevo messo fuori a questo prezzo? Era il momento dei Super Tuscan. Quando tu prendevi una bottiglia e solo il passaggio di mano raddoppiava il prezzo, poi triplicava e così via. E io ero del parere, dicevo, no, i soldi, se c'è qualcuno che deve prendere i soldi, è chi fa il vino, non chi fa il passaggio da una scatola all'altra, da una tavola all'altra. E per cui ero partito appunto a questa cifra molto, molto alta. Non mi interessava, perché tanto l'idea era di fare un prodotto che non doveva far business, ma doveva, per me, diciamo, darmi un po', come dire, una testimonianza di quello che potevo essere in grado di fare e di quello che il territorio veronese poteva mettere a disposizione. E pertanto più di qualche persona andava da Dal Forno e diceva, ma sai che Celestino ha messo sul mercato questo vino fatto da tante uve, eccetera, e dice, ma secondo te vale quei soldi che lui chiede? E Romano Dal Forno diceva no. Perché dice, non ha la cantina, non ha i vigneti, non ha investimenti alle spalle, e pertanto dice non merita questi soldi qua.
E questa cosa si è ripetuta una volta, due volte, tre volte, dieci, fino a che a un certo punto ho detto adesso basta. E sono andato quindi da Romano e gli ho detto: Romano, è vero che tu fai questi discorsi? Dice: sì, è vero. Ma è vero? Dice: guarda, che dimmi che cos'hai. E allora gli ho detto: ascolta Romano, io e te siamo partiti alla pari, più o meno come esperienza nel mondo enologico. C'è una differenza però tra la mia famiglia e la tua famiglia. Che dico, a te tuo padre a 20 anni, 23, 24 anni aveva all'epoca, ti ha detto: Romano, hai voglia di lavorare? Qui c'è la terra, qui c'è il trattore, qui c'è il magazzino, se vuoi lavorare, prego. E tu dico, per carità, sei stato bravo, hai adottato autoseverità e quant'altro, e piano piano, mattone dopo mattone, hai costruito la tua casa, hai costruito la tua cantina sulla tua terra. A me, dico, mio padre a 20 anni mi ha detto, anche noi avevamo un'azienda agricola, ma mi ha detto: caro figlio, non c'è posto per te, ti devi trovare un altro lavoro. E io ho dovuto prendere su e andare a lavorare da un'altra parte. A parte che io a 20 anni seguivo zootecnia, non vite e vino. Poi, dico, mi sono sposato, sono entrato in casa Quintarelli, e in casa Quintarelli a un certo punto mio suocero mi ha detto: guarda che sono io che mi chiamo Quintarelli, sono io che ho fatto la Quintarelli. Quindi o si fanno le cose così e se no. E dico, io ho portato un netto miglioramento, perché in 11 anni vi assicuro, io sono entrato che l'azienda faceva 350 milioni di lire e sono uscito dopo 10 anni, 11 anni che faceva 2 miliardi e mezzo di lire. E pensate che lui mi ha chiesto i danni alla fine. Dunque ho detto, dico, se trovo io per strada uno che fa questi danni lo assumo subito. Però è andata così. E poi da me, come consulente, è nato Villa Monteleone, Tenuta Sant'Antonio, Marion, Marchesi Fumanelli, Montecariano, eccetera, eccetera. Una serie di aziende. Allora, alla fin fine ho detto, Romano, noi due più o meno abbiamo fatto la stessa strada. Tutti e due abbiamo adottato autoseverità e serietà nel fare quello che abbiamo fatto. La differenza è che tu tutti i mattoni che hai messo giù li hai messi sul tuo. Io invece li ho seminati in giro nelle varie realtà. Ma questo non significa che io possa avere meno meriti o che io possa essere meno preparato, meno capace di fare un prodotto. Pertanto dico, questa storia è ora di chiuderla. E da lì poi, infatti, le cose sono cambiate. Sta di fatto che Harlequin è il primo vino, nasce nel 99, all'epoca io ero già consulente, ero già via dalla Quintarelli, e facevo diversi vini anche buoni, direi apprezzati del mercato, e però nella mia testa avevo un mio concetto di qualità, e però per vedere se questa effettivamente si poteva tradurre in un bicchiere io dovevo fare il vino. Allora si è posta la domanda di che vino fare. Per me fare un Amarone piuttosto che un Pinot Nero, che un taglio bordolese, era un qualcosa limitata e nello stesso tempo anche, diciamo, ripetitiva, perché avevamo già molti esempi sul mercato. E allora alla fin fine ho detto, io ho una buona conoscenza del territorio veronese, ho una buona conoscenza delle varietà che sono impiantate, il territorio veronese è il più ricco in assoluto in Italia per varietà, e ho detto, potrei fare un vino che sia definizione di territorio, che mette insieme le esperienze che viene tra l'altro soprattutto dal mondo del Reciotto e dell'Amarone, e nello stesso tempo anche le varietà che sono più importanti presenti nel territorio. Quindi ho iniziato a raccogliere le uve, che poi le prime quattro vendemmie arrivavano dalle aziende di cui io ne ero consulente. Avevo chiesto, guardate, ve le pago, non c'è problema, permettetemi di... E io avevo un fuoristrada da raccoglievo quei 20-30 kg, un quintale di uva, diciamo, qua e là, di quello che secondo me era il top del top. E poi il compromesso è stato l'appassimento, però l'appassimento limitato solo al tempo di raccogliere tutte le varietà, che voleva dire 0, massimo 40 giorni. Raccolta l'ultima uva e tutto veniva vinificato insieme. E alla fine della vendemmia, 99 che è stata la prima, sono arrivato a raccogliere 15 varietà. Ci sono 4 varietà Bacca Bianca. Perché la Bacca Bianca? Perché nei vini storici, tanto in Veneto come in Toscana come in altre regioni d'Italia, era normale che ci fosse dentro una piccola componente anche a Bacca Bianca, il Trebbiano per la zona del Chianti, per dire,
e per noi anche il Trebbiano, la Garganica e via dicendo. È quell'uva che dà quella nota un po' più di dolcezza, di morbidezza, di mineralità. E per cui diciamo ho raccolto tutte queste uve che erano un po' a definizione di territorio. Poi la vinificazione fatta strettamente, diciamo, secondo metodo storico, che vuol dire vinificato in vasche di cemento di piccola capacità, senza lievito selezionato, quindi solo indigeno, temperature naturali, polature, rimontaggi e niente più. Contatto per circa 2 mesi e dopo il passaggio in barrique nuove 100%. Così ho fatto, diciamo, la prima annata. Dopo un anno assaggio il vino, la barrique nuova, per quanto speciale, non aveva fatto un graffio. Cioè sembrava come neanche fosse esistita. Sentivi ancora quei profumi, quei sentori di uva, di mosto. E allora ho detto, ma a me così non mi piace. Tanto dico, non è che devo né guadagnare né perderci. Quindi ho introdotto delle altre barrique e l'ho travasata su altre barrique nuove. E quindi poi ho sentito effettivamente quell'apporto che io desideravo come integrazione. E da lì è nato il metodo, che vuol dire 200% barrique nuova. E questo tuttora funziona nel sistema. È andato molto bene il 99, 2000, 2001. Il 2002 è stata un'annata medio scarsa. Ho fatto comunque la selezione per arrivare al vino. E alla fin fine ho assaggiato il vino post fermentazione all'entrata in barrique. Il vino era buono, ma non aveva quella levatura, non aveva quella complessità, quella ricchezza. E pertanto ho detto, adesso cosa faccio? Venderlo in cisterna voleva dire non realizzare neanche il costo dell'uva, perché è un IGT Veneto. E fare come i grandi chateau francesi, abbassare il prezzo, sarebbe significato solo far confusione, perché poi nel tempo e nella distanza si perde questo messaggio. E quindi alla fin fine ho deciso di introdurre una seconda etichetta, che è il Kairos, che guarda caso da un problema è diventato uno dei vini di punta, se vogliamo, per la vendita. Oggi cavalca le 20.000 bottiglie l'anno e ha il prezzo, vi assicuro, del 90% degli amaroni che abbiamo nella Valpolicella, ed è sempre un GT. E questo perché? Per rispettare Harlequin veramente quando la materia prima c'è, quando la generosità della vendemmia c'è stata, e quindi va quando si può. Questa sera io ho preportato solo, sono 4 o 5 vendemmie? 5 vendemmie, e c'è il 99 che è la prima vendemmia, quindi questa 99, 2001, 2001 sono 2 vendemmie. Mi dispiace, ma li ho lavati i piedi prima. Sono 2 vendemmie che l'uva è stata pigiata a piedi, poi vinificata in queste vasche da 750 litri di cemento con lievito indigeno in quello che è stato denominato poi dalla stampa elvetica nel 2002 a Zurigo durante una degustazione come Chateau Garage. Questo perché questo giornalista aveva fatto un articolo di una pagina sul magazine locale, nazionale, e aveva riportato tutti i garagisti del mondo e io ero stato riportato come garagista italiano, proprio perché l'ho fatto in garage. E abbiamo il 99 e 2001, poi il 2003 è stato quando mi sono attrezzato, e quindi ho fondato la Zimè ufficialmente grazie a 7500 metri quadrati di vigna in affitto e una cantina in comodato d'uso. E questo mi ha permesso di piantare ufficialmente l'azienda. 2003 è stata tra l'altro un'annata anche molto torrida, molto calda, molto da day after, diciamo, me lo ricordo benissimo, ma però selezionando sempre il top del top, il vino l'abbiamo fatto. Poi abbiamo il 2006, 2006 è anche una buonissima annata, anche molto fresca, è un'annata che era arrivata, non so se ai 98 centesimi Parker anche come valutazione di questo prodotto qua. E poi abbiamo il 2009, che è quello attualmente sul mercato, e il 2011 che uscirà poi tra qualche tempo, insomma. E sta di fatto che da quel gioco è diventata una realtà ed è sempre un vino che fa discutere in tutte le parti del mondo dove viene degustato, con prezzi molto oscillanti
tra le qualche centinaia e le qualche migliaia di euro per bottiglia a seconda di dove si catapulta il corpo.